على سيدنا. أنا ما بفتحش على قرش الأزهر المتر الأول. وأنا نمبر 2. سبوستا بوكو بوكو جاي Padre, questa è la nostra facoltà teologica. Della Gesuita. Prego. Completa. Sì, Pontificia Pontificia. E la Sardegna? Per la Sardegna, sì. Padre Gesuita. Sì, l'abitazione. Padre Maurizio Teani. Benvenuto, benvenuto. Ecco. Benvenuto. Un saluto teologico. Docente di Sacra Scrittura. Sacra Scrittura. In modo particolare le lettere di San Paolo. San Paolo. Bene. Arcivescovo di Gerusalemme e vicario patriarcale. Lascio subito la parola a Padre Fadi per la presentazione. Sua beatitudine Gregorio III Lahan, patriarca della Chiesa greco-cattolica meltita, sua presidente della facoltà teologica, docenti, studenti, tutti gli amici, con lui che viene dall'Oriente vogliamo scoprire l'Oriente cristiano. Con lui che è il patriarca della Chiesa greco-cattolica meltita, vogliamo conoscere questa Chiesa. Con lui che è l'uomo del dialogo tra le religioni, vogliamo vivere la ricchezza di questa differenza. Con lui che diceva sempre, siamo la Chiesa dell'Islam, vogliamo sapere come la convivenza tra cristiani e musulmani in Medio Oriente. È molto difficile di un figlio di parlare di suo padre, ma sua beatitudine Gregorio III Lahan, patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente, di Alessandria e di Gerusalemme, a lei la parola. Grazie a voi. A nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio. Amen. Scusate, comincio con questa piccola aggiunta che è soltanto in lingua araba. Essendo in un ambiente musulmano, allora se diciamo Padre, Figlio, Spirito Santo, per tranquillizzare gli spiriti e la coscienza e la sensibilità musulmana, abbiamo aggiunto soltanto in arabo un solo Dio, che siamo monoteisti. Comunque credo in uno
Prego. Allora, siamo veramente molto tristi. Augurio a tutti quanti, suo padre imperatore, presidente della facoltà Atenea di Teologia, per la formazione dei sacerdoti e anche laici, per essere portatori della parola del Signore a tutti voi, un augurio, un saluto e un affetto patriarcale, patriarca, un po' più che papa è, perché papa, patriarca è abo, no? Vuol dire che è più papa è. Patriarca e Papa, nel senso questo, per dire che è affettuoso comunque, di cuore. Vi porto un saluto della Chiesa dell'Oriente, ex Oriente Lux, abbiamo vissuto questa luce orientale sarda con questo sole, due giorni di sole, più che Roma, proprio non ha la pioggia, voi avete il sole. Anche della Chiesa Madre di Gerusalemme. Chiesa Madre è vero. Perché Madre? Perché è relata alla risurrezione. Dunque, essere Madre, Padre, essere anche Vescovo, e essere Apostolo, soltanto quando lei ha una relazione alla risurrezione. E perciò Costantino Elena, edito di Milano, è chiamato uguale agli apostoli. Perché? Perché ha portato la croce. Le donne mirofori che portano il miro, il profumo sulla tomba di Gesù, sono da noi, dove sono le donne, sono più donne, femministi, siamo più femministi che voi, perché diciamo che le donne che sono andate alla tomba di Gesù col profumo sono uguali agli apostoli. Perché? Perché tornando dagli apostoli ha detto: sapete voi apostoli che Gesù è risorto? Poveri apostoli, non lo sapevano, le donne lo sapevano. Dunque, perciò che sono uguali agli apostoli, per anche Maria Maddalena e tutti quelli che hanno relazione alla resurrezione sono apostoli. Dunque noi, per essere veri apostoli, dobbiamo essere veramente quelli che portano questa bella notizia: Gesù è risorto. Gesù risponde. Da noi appena il sacerdote Gesù è risorto, tutti alla volta è veramente risorto. Questo è un po' l'Oriente. E ogni domenica è da noi una nuova risurrezione, una Pasqua, 52 Pasqua che abbiamo, perché tutta la settimana è così costrutta con un piramide che scende, scende e sale. Domenica, risurrezione. Lunedì, gli angeli della creazione. Martedì, è Giovanni Battista che precede Gesù, che annuncia Gesù. Mercoledì, venerdì, croce e Maria sotto la croce, non che Maria mai sola. Voi avete sabato, perché Maria non so. Noi abbiamo mercoledì e venerdì perché è data a Gesù sotto la croce e la passione. Giovedì, santo, sempre il giorno dei sacramenti, da noi giovedì degli apostoli e di San Nicolao che è di Mira, che è di Bari, che lui è il prototipo, modello di un vero vescovo, perché ama i poveri, come Francesco e suo papà. Venerdì di nuovo Maria sotto la croce di Gesù e sabato tutti i santi, tutti i martiri, tutti i defunti assieme, che aspettano domenica la risurrezione. Dunque si scende da domenica e si sale al domenica. Questa è la settimana orientale di Bisantino. E per voi seminaristi è bello sapere queste cose, no? Abbiamo oggi quasi un dies orientale, oggi è un po' una giornata orientale. Dunque di questa terra porto a voi un saluto della Palestina, che è veramente la, come ha detto Giovanni Paolo II, è nostra patria, perché è la patria di Gesù e di Maria. Non difendiamo abbastanza noi Gerusalemme e Terra Santa. Giudei sapete con tanta forza, musulmani con tanta forza, noi troppo, troppo debole, non può avere
più zero per difendere Gerusalemme come città, che praticamente ha la più lunga storia viva di Gerusalemme. I giudei erano prima di 5.000 anni, 2.000 anni, ma noi siamo per 2.000 anni, forse noi sono venuti dopo di noi, dunque siamo con geografia e storia, e quelli che hanno veramente più ragione di essere più relati a Gerusalemme. E porto un saluto anche della Siria, di Damasco, la mia residenza patriarcale, dove residono tre patriarchi, uno greco ortodosso, uno greco cattolico io, e uno siro ortodosso, e poi tanti altri vescovi. E Damasco, una città che era la prima forse a ricevere la fede dopo Gerusalemme, perché i giudei che erano pellegrini a Gerusalemme per Pentecoste hanno sentito la predica di San Pietro e sono tornati a casa tre settimane di cammino a piedi, con cavallo, con l'asino, non so, e lì hanno portato con loro la fede cristiana in Gerusalemme. E perciò, essendo una città così piena di sinagoghi, che era piena di giudei, Gerusalemme Damasco, e essendo convertita all'Islam, al cristianesimo, e giudei erano così terrificati, questa grande città giudea che diviene cristiana, hanno mandato questo terribile salafista che si chiama e terrorista San Paolo, Paolo. Saulo era un vero salafista, voi sapete che salafismo vuol dire quelli che sono molto pieni di zelo per la loro fede, e bene, Saulo era un vero salafista, è terribile. Peggio che quelli che vediamo nella televisione oggi, quelli nostra e quelli gruppi salafisti, un po' questo gruppo Saulo era in questo. Non so se è d'accordo con me, come più o meno. Dunque, ma nel senso per dire che forse era questa chiesa di Damasco e che ha avuto bisogno di un nome così forte per portare la fede, per difendere la fede giudaica, alla volta lui stesso è diventato cristiano. E io sono nato ad Araya, un villaggio, una piccola città, che il nome dice il luogo della visione di San Paolo che ha visto Cristo in questa mia patria d'Araya. Adesso tutti sono fuggiti, i miei parenti sono fuggiti fuori le loro case, tutto spogliato, tutto distrutto con la guerra in Siria. E poi la mia mamma è nata a Hava, a Horam, nella cosiddetta Arabia, nell'epistola ai Galati dice San Paolo, dopo che io ho fuggito, che è stato portato in sicurezza, è andato in Arabia. Arabia non è l'Arabia Saudita, ma piuttosto questo dei Nabatei, sud di Damasco, a 50 km, dove San Paolo è stato per 3 anni. E lì sto costruendo io adesso un ospedale, anche un posto per le chiavi, per 20 persone e per handicappati, per aiutare un po' a avere un souvenir più vivo e apostolico in servizio della Chiesa in questa regione dove San Paolo è stato per 3 anni in un villaggio chiamato Messinier, dove ci sono vestigi di questa presenza di San Paolo. Ma quello che è interessante per me, interessante e per voi, che lì 3 anni io non so, chiedo a un professore di Santa Scrittura che cosa ha fatto 3 anni questo Paolo, 3 anni, che cosa ha fatto San Paolo per 3 anni in questa regione. Ma io credo che abbia scoperto Gesù nuovo, Messia, Nuovo Testamento. Lì tutta la sua, tutto il suo pensiero, dunque stretto, un po' giudaico e forte, è stato aperto alla verità di Gesù, e perciò lui dice che lì il suo Vangelo, che cosa è il suo Vangelo? Dice, se quanto apostoli che ha scritto, lui ha scritto un Vangelo dove non c'è niente dal Vangelo, né il servizio di Gesù, né miracoli, niente, ma tutta la spiritualità, tutta l'essenza del senso, non che posso dire che in questa regione della Siria San Paolo ha scoperto il Nuovo Testamento. L'antico è diventato un nuovo in San Paolo. È bello questa veramente
Terra Santa che si chiama la Siria, e tutto il Medio Oriente realmente noi chiamiamo Terra Santa, perché è la terra dove la rivelazione di Abramo, venendo nell'Iraq, questi abbiamo gli altri che vengono dall'Iraq, e poi andando in Siria, Palestina, Libano, Giordania, in Egitto, dove la famiglia è sempre, tutti questi terreni sono Terra Santa. E oggi abbiamo scoperto intanto questa città, che anche Sardegna è terra santa, terra dei martiri, terra dei santi. Secondo punto è la Chiesa, veramente, noi parliamo Chiesa d'Oriente, Fadi ha detto che scoprire la Chiesa d'Oriente, veramente scoprire se stesso, perché tutti siamo una Chiesa, perché diciamo una santa, cattolica, apostolica, non che siamo del credo, che è stato scritto in Oriente, che c'è la Chiesa orientale. Dunque questa è per la nostra piccola ignoranza, diciamo, Chiesa orientale, occidentale, ma veramente la Chiesa è il corpo di Cristo, è una nella sua essenza, nella sua unità, nella sua cattolicità aperta a tutti quanti. E perciò possiamo pregare per la Chiesa ortodossa, che preghiamo per la Chiesa cattolica, perché la Chiesa ortodossa è cattolica, nel senso che universale, come anche la Chiesa cattolica latina, diciamo, è ortodossa perché è la vera fede, dove noi abbiamo diviso Oriente, Occidente, ortodosso cattolico, ma in verità la Chiesa è unica. E noi abbiamo aggiunto queste appellazioni secondarie che fanno un po' di visione, mentre la Chiesa non è né orientale né occidentale, la Chiesa è il corpo di Cristo. Perciò San Giovanni Crisostomo diceva: quello che è in India è il mio fratello, perché ha la stessa fede come io. Però possiamo dire con un po' di orgoglio, di fierezza, che il credo cristiano è stato scritto in Oriente. I primi signori, dovessero i concili, erano tutti tenuti in Medio Oriente, e lì i padri hanno scritto questo bello credo. Benché credo veramente, signori, se il mio ben credo, e molto sono parole della Scrittura Santa. La Santa Scrittura, tutto l'ufficio, tutta la nostra preghiera è sempre diciamo, una isolata, una fattura, una pasta tutta di Scrittura Santa. Anche i testi liturgici sono molto legati alla Scrittura Santa, in modo che veramente, e credo anche io, infatti sono presidente della commissione liturgica della nostra Chiesa, ho fatto un po' analisi del credo e ho messo sulla margine un po' da dove viene questa parola, qual tutto è della Sacra Scrittura. Dunque il nostro non è soltanto una nostra composizione, ma veramente una cosa della Sacra Scrittura. E perciò in questo senso possiamo noi affermare che la Chiesa è unica, e che siamo tutti corpo di Cristo, e che tutti siamo eredi di questa grande tradizione cristiana dell'Oriente e dell'Occidente. Abbiamo una tradizione comune che è nella sua molteplicità fa la ricchezza della Chiesa e della fede nostra, che tutta a questa origine divina e cristologica. E perciò le differenze sono piuttosto di cultura, diciamo, piuttosto che di ideologia. E voglio presentare in questa, o proporre in questa facoltà teologica, che si facesse sempre, presentando la teologia della Chiesa, si presenta anche perché è una presentazione di teologia con sfumatura, con un carattere più latino e occidentale, che si faccia un po' sempre una possibile presentazione della stessa diciamo, della tematica teologica in una visione orientale, come facevo io quando ero in Terra Santa per il studio salesiano. Facevo sempre, dopo che hanno fatto di cristologia o la mariologia, venivo per presentare un po' un altro ore il pensiero
orientali riguardo di questo tema. Dunque, una visione orientale sulla teologia è presentata chiaramente in modo più occidentale, e così abbiamo veramente questi due pulmoni. E voglio adesso presentare, terzo punto, un po' la Chiesa greco-cattolica e cristiana, un po' il Medio Oriente, e la Chiesa greco-cattolica vestita un nome un po' troppo complesso. Chiesa greca, non siamo greci. E in arabo siamo chiamati romani, perché siamo cittadini romani dell'impero romano, e Antiochia era la capitale, diciamo, romana nel continente, nell'Asia. Roma era la capitale dell'impero a Roma, in Europa. Antiochia era la capitale dell'impero romano in Asia, e Alessandria era la capitale dell'impero romano in Africa. Questo è il mondo. Fuori di questo era barbari, tutto si chiama, dicevano i barbari, che non sono dentro l'impero romano. Dunque la Chiesa orientale, c'è una definizione che è stata data dal vescovo di Fonto Edelby, che noi, soprattutto noi greci cattolici, in comunione con Roma, siamo arabi, ma non musulmani, perché sentendo la parola araba vuol dire per poi subito musulmano. Dunque siamo arabi, ma non musulmani. E siamo orientali, per poi quando orientali vuol dire ortodosso, orientali, ma non ortodossi, e poi cattolici, anche quando si sente la parola cattolica vuol dire subito latino, non cattolici, non latini. Dunque arabi, non musulmani, orientali, non ortodossi, e cattolici, non latini. Dunque facciamo un po' noi un po' il pluralismo, un po' di più di colore della composizione della Chiesa, e essendo una arabi cristiani molto importante veramente, forse questo è il senso più profondo della nostra appellazione. E in questa crisi della Siria e del mondo arabo in Egitto, in Nord Africa e così via, alcuni hanno detto: preservate i vostri cristiani per preservare vostro arabismo o carattere arabo. Perché se i cristiani vengono a disparire nel Medio Oriente, nel mondo arabo, allora questo mondo sarebbe soltanto Islam. Perché aggiungere arabi? Basta dire Islam. Voi sapete che c'è una corrente che dice l'Islam è la soluzione. Dunque noi arabi diamo all'Islam un colore che non soltanto è l'Islam, ma anche arabo, dove è più vasto e più largo. Dunque questa presenza dei cristiani arabi nel mondo arabo, a maggioranza musulmana, diciamo in come statistica, sono quasi 400 milioni di arabi nel mondo arabo, paesi arabi, dai quali sono soltanto 15 milioni cristiani, soprattutto copti in Egitto e poi Libano, Siria e così via. Adesso sono anche cristiani, ma non arabi, nel Golfo, in Saudi Arabia, che viene dalle Filippine, dell'India e così via, ma se diciamo quelli arabi, quelli cristiani di origine di questo paese, sono soltanto 15 milioni. Dunque, essendo noi cristiani in questo mondo arabo a maggioranza musulmana, io ho chiamato questa chiesa non soltanto araba di sangue, perché anche i musulmani a maggioranza sono all'interno alle loro nati, le altre generazioni sono di origine cristiana. Fino al secolo XIII, la maggioranza del mondo arabo era cristiana, fino alla caduta dei crociati. Dopo che i crociati sono andati via, allora era più forte la presenza musulmana e molti sono convertiti o cambiati, non conversione vera del mondo, ma cuius regio e ius religio. Re e dove sono passati all'Islam, e io so molte famiglie che dicono: noi abbiamo origine cristiana a Gerusalemme. Sono famiglie che dicono chiaramente: siamo noi di origine cristiana, e altri. Un passaggio piuttosto che una vera conversione. Dunque, siamo non soltanto una chiesa araba, nel senso vero,
E ho detto tante volte, se voi, se io non sono arabo, voi non siete arabi, perché siamo nella stessa, siamo parte della stessa fattura di questo mondo. Non pensiamo chiesa araba, ho detto anche più chiesa, chiesa degli arabi, chiesa che veramente è una grande parte della storia araba, è una storia cristiana. E anzi, i patriarchi cattolici orientali hanno scritto nei documenti, si possono essere bene per anche la facoltà e per il seminario, e hanno in queste lettere dei patriarchi orientali cattolici hanno presentato il pensiero cristiano in un contesto arabo-musulmano. E per anche presentare come ruolo di questi cristiani arabi. Essendo dunque una chiesa araba, una chiesa degli arabi, e questi arabi sono oggi la maggioranza musulmana, io ho osato usare questa parola chiesa dell'Islam. Non vuol dire che una chiesa che vuol convertire i musulmani, non è una chiesa che diciamo che è composta di musulmani convertiti, ma una chiesa che ha una relazione così stretta con questo mondo che è chiesa di, dove è un senso di relazione, relazione profonda e anche più di responsabilità molto specifica e quasi unica verso l'Islam. Noi siamo in modo più particolare, indiretto, immediato e quotidiano e normale e naturale, siamo in contatto con l'Islam. In tutti i lati della nostra vita siamo in contatto quotidiano dell'Islam, andando, venendo a scuola, orfani, proprio, università, ufficio, parlamento, ministri, business, tutti siamo sempre con l'Islam, dove siamo una presenza continua con l'Islam e diciamo un po' una incarnazione nel mondo dell'Islam. Gesù incarnato ha preso carne, come detto, e noi abbiamo questo colore di essere col mondo musulmano, e questi patriarchi hanno detto una parte della cultura, del pensiero, diciamo, sociale, del suo lato, e una parte di questa cultura cristiana e musulmana, come anche una parte della cultura musulmana e cristiana. Dunque c'è un simbiosis, una simbiosis, l'uno entra nell'altro, e questo è il senso della questa chiesa. Adesso questa chiesa ha molte culture, perciò per voi, per l'Occidente, è sempre problematico queste differenze. Qui chiesa romana, cattolica, basta, tutto finito. Mentre da noi, questo ortodosso, questo cattolico, questo armeno, questo siro, questo copto, questo etiopico, questo e così via. Per comprendere questo bisogna vedere un po' le culture dell'impero romano. L'impero romano aveva la lingua latina, però la lingua del popolo nelle città era il greco, con Alessandria, Antiochus è greco, Alessandria anche greca, dunque la cultura greca, la lingua greca era in tutto il Medio Oriente, anzi a Roma per 200 anni la lingua era la lingua della liturgia, la lingua del popolo era il greco. Dunque questa era la presenza greca, dunque l'impero romano, l'autorità è romana, latina, il popolo nelle città parla la lingua greca e nei villaggi parlano la lingua del popolo che è armeno, arabo, siriaco, assiro, caldeo, tutte queste lingue che sono nel Medio Oriente. In Africa, in Egitto, il copto, la lingua dunque greca e anche in Egitto, sua eccellenza biblicario, la mamma è greca e lui parla greco, è greco della famiglia, parlava greco in Alessandria, che era la più grande città capitale greca. Dunque questo è fa la differenza. Col concilio di Calcedonia 450 era questo problema cristologico, e il vero scisma della Chiesa non è 1054, 1054 era un scisma piuttosto tra due pazzi, il patriarca di Costantinopoli e il cardinale Umberto,
che hanno avuto assieme una lotta e hanno fatto cisma, ma non è vero, non c'è una ragione teologica, 1054, niente, non è vero lo cisma della Chiesa, il grande cisma è falso, il grande cisma è il concilio di Calcedonia, perché in questo concilio la Chiesa si è divisa in greco, bizantina, con Calcedonia, col re che ha fermato, mica il Papa, ha fermato il re, l'imperatore ha firmato questo documento del Consiglio di Calcedonia, perché hanno detto che Leo parla, Petro parla con la bocca di Leo, però il re, mentre gli altri che sono opposti si chiamavano monofisiti, che ha detto che Gesù è una sola natura, come ha detto Cirillo, mia fisis, tu negus del comedi, dunque è divisa praticamente di ideologia, di teologia, ma anche di popolo. E San Giovanni Crisostomo, che era arcivescovo di Antiochia, prima e poi a Costantinopoli, ma Antiochia, la domenica e le feste predicava in lingua greca, e quelli che venivano dei villaggi non sapevano greco. Allora aveva un interprete per la predica in greco e poi in siriaco. San Cirillo di Gerusalemme, questi catechesi famosi, bene, la predicava su Golgotha e giù erano catechesi e catecumeni che non capivano tutti i greci, era l'interprete per dare la stessa cosa in lingua siriaca, in lingua del popolo. Vedete, una chiesa fin dall'inizio pluralista, due lingue, due culture, ma non solo vescovo, bellissimo, questa è l'unità della chiesa, eh? Dunque, era vescovo Giovanni Crisostomo e lui predicava in greco, il popolo dai villaggi attorno erano e perciò questa fissura teologica era già basata nella cultura, non capivano tutti la stessa parola, greco, via, fisis, tutti i luoghi sarcomeni, dunque è stata compresa che una natura, mentre Cirillo voleva dire una persona. Dunque era questa il gran cisma. E di questo scisma, diciamo, di questo concilio è nato la greca, chiesa greco-bizantina e romana, perché anche i romani, io sono chiamato Mercita, vuol dire che confessa il concilio del re, del bene, e anche i latini nella letteratura araba musulmana, anche i latini Roma sono Mercita. Sono veramente vertiti perché hanno la stessa fede come Costantinopoli di Calcedonia, dove erano tutti per la cristologia una. E perciò che noi siamo vertiti anche i romani, nel senso della letteratura araba-musulmana, sono tutti vertiti, tutti quelli che confessano il concilio di Calcedonia sono vertiti. Dunque, questo è il scisma, chiesa vertita o bizantina o greca e romana, e l'altro sono le chiese locali popolari siriache. Siria e in Egitto la stessa cosa, la chiesa ufficiale di bizantina greca, e mentre la chiesa popolare era piuttosto una chiesa copta monofisita. Ecco, questo è il senso. Dunque abbiamo adesso per verificare 5 patriarchi che hanno il titolo di Antiochia e veramente rappresentano questa multicultura. Greco ortodosso rappresenta la disciplina, o diciamo la cultura greca, greco ortodosso o romeo ortodosso, e un ramo in comunione con Roma, chiesa greco cattolica, dunque questo è l'arto bizantino. Poi siro ortodosso e siro cattolico e il ramo in comunione con Roma, 4. E poi la chiesa maronita è venuta un po' a giocare su Melchita, concilio, non concilio, hanno preso un po' il patriarcato quando era vacuum, sede vacante, hanno preso il patriarcato, dunque 5 patriarchi orientali di Antiochia hanno bisogno di una sede, di una sofa popolare così per sedere tutti su questo titolo di Antiochia, ma rappresenta veramente l'unità della Chiesa e anche la differenza e la, diciamo, questa differenza culturale che ha avuto anche effetti teologici, benché sapete che con la
e quella la chiesa siro-ortodossa veramente era più aperta, francamente, la chiesa ortodossa più aperta e la chiesa siro-ortodossa con la patriarca attuale che hanno fatto questo accordo della cristologia con Roma, in modo che loro dicono noi non diciamo una persona, una natura, ma siamo, comprendiamo con questo una persona, una natura, anche che Gesù ha il vero uomo e il vero Dio. Dunque, dopo secoli abbiamo capito che le nostre differenze non sono vere, sono soltanto di forma. Purtroppo, anche dopo tanti secoli abbiamo scoperto che siamo uni nella fede, benché la formulazione è differente. Dunque, ecco, questo è l'origine di questo mosaico dell'Oriente, dunque, la Chiesa greco-ortodossa, greco-cattolica e piuttosto della cultura greca, la Chiesa siriaca, ortodossa cattolica, aborita un po' la forma, la cultura siriaca, e Egitto greco e copto, che è la forma più popolare copta, la Chiesa armena un po' fiori, perché la Chiesa armena è tutta nazione è diventata cristiana e poi sono andati a finire nel monofisiti, ma non solo bene monofisiti, ma dunque ecco perché avete così grandi gruppi nell'Oriente. Per la Chiesa Caldea è veramente continuazione di questo orientamento, dunque i Caldei, Assiri, la stessa cosa, sono di cultura siriaca, ma divisi in gruppi caldei, sono cattolici, in comunione con Roma, e Assiri non sono in comunione con Roma. Ecco questa mosaica del Medio Oriente. Passo adesso a un altro aspetto più locale, che è un po' la presenza cristiana in Terra Santa e Medio Oriente, veramente adesso è una grande sfida, perché to be or not to be. Mai abbiamo avuto una situazione così tragica come quella attuale di 2 anni e mezzo di guerra, di vera guerra in Siria, dove veramente vediamo che ha superato tutte le nostre sofferenze della storia della Chiesa. Non voglio entrare molto nella politica, ma voglio dire che veramente adesso la nostra speranza non è più in un partito o l'altro. Io dico che questa guerra è la guerra della bugia e della ipocrisia, dei metodi di relazione, una guerra mediatica che può falsificare tutto, che può fuggire, come ha detto Francesco, una guerra di bugia e di ipocrisia. Non si sa veramente dove è la vera verità. E sono 100.000, 120.000 vittime di questa guerra, è stupida. Io ho detto una guerra senza pace e anche guerrieri senza pace. Non si sa chi fa la guerra. Opposizione, beh, oggi sono 2.000 gruppi di banditi, criminali dal mondo intero che sono venuti a combattere in Siria, non essendo siriani. E non avendo anche questa, diciamo, volontà di opposizione, di cambiare democrazia e così via, dopo una guerra veramente che è diventata una guerra internazionale e nella quale è entrato il Libano, ha già quasi 150 vittime, perché sembrano ancora nella guerra, ma a causa del fuoco in Siria, e già il fuoco pure anche in Sidon, nel sud, in Tripoli nel nord, sulla frontiera con la Siria della Meca, per Balle, così questa città, dove il fuoco è dappertutto in Siria, in Libano, a causa della Siria, Giordania ancora resiste, Israele in difficoltà, in paura anche di questa situazione, e l'Iraq sappiamo che con la guerra già è adesso, ben che la guerra è finita, ma le stragi sono sempre, e quasi ogni giorno abbiamo più vittime in Iraq, in Baghdad, che in Siria. Dunque, ho detto che questa guerra non ci sono vincitori, non c'è. Adesso io credo che non c'è più una possibilità di guadagnare una guerra con le armi, perché le armi sono il business più grande, ma non c'è possibilità di vincere con le armi, perché
perché sono strategie, sono questi mezzi di comunicazione sono più terribili che gli altri. E anche con tutta la forza che può avere il governo siriaco, siriano, diciamo, di regime, ma non può vincere. Perché una guerra di bandit, una guerra di guerrillas, nelle montagne, nelle grotte, sottoterreni e così via, e perciò io non credo che ci sia una possibilità di vincere quella guerra. Per dare alcune statistiche dunque, di questa situazione più difficile, dunque sono 120.000 vittime, sono quasi 9 milioni di siriani profughi in Siria o fuori Siria, dai quali sono 1,5 milioni quasi del Libano, e dalle quali sono 42.000 cristiani che sono fuggiti nel Libano, e in Giordania, un po' in Turchia, anche in Iraq sono fuggiti, ma quelli che sono andati in paesi vicini speriamo possano ritornare più facilmente. Il problema più grande è per quelli che sono andati fuori in Svizzera, in Italia pochi forse un corridoio in Italia proprio per andare più avanti, e poi l'America e poi la Germania o poi la Francia, ma pochi, soprattutto l'America e l'Australia e Canada. E poi sono tra questi 9 milioni di persone che sono profughi, sono 450.000 cristiani che sono profughi in Siria e più volte profughi, un giorno qui, sono qui, e sono non più 450.000 e abbiamo tutto in Siria 1,3 milioni, dunque quasi il terzo dei cristiani sono adesso profughi in Siria o fuori Siria. Abbiamo avuto quasi 1,000 vittime cristiani, soldati o civili che sono caduti come vittime del Taurus. Lei cammina con esplosioni o mortars e viene e lei è morto. Dunque si può dire che in Siria ogni posto è sicuro e ogni posto è insicuro. E soprattutto in Damasco stessa e in Aleppo, Aleppo è una grande prigione. Alcune volte hanno 10-15 giorni senza luce, senza acqua, dunque è una situazione molto tragica. Abbiamo in tutto anche avuto 60 chiese quasi distrutte o danneggiate, 60 chiese, e quasi 20 o 25 chiese e villaggi vuoti dai cristiani, talmente vuoti dai cristiani. Dunque abbiamo tanti problemi, anche non dimenticare le case distrutte, i negozi distrutti, istituzioni. Mia scuola, ho dato una scuola nuovissima per 2.500 per alunni, adesso è abbandonata perché è sul fronte, sulla strada dell'aeroporto. Dunque abbiamo una situazione molto molto difficile in questo tempo. Però i cristiani sono uni, patriarchi sia della Siria, sia patriarchi del Medio Oriente, veramente la Chiesa è unita più che mai in questa situazione. Tutti hanno questa visione unica e abbiamo scoperto che noi, non avendo armi, non volendo avere armi, il governo non vuole armarsi, abbiamo scelto la via di essere la Chiesa della riconciliazione, come ci ha detto il Santo Padre Benedetto XVI quando è venuto a visitare il Libano l'anno scorso, e ha dato questa esortazione apostolica definendo la Chiesa del Medio Oriente comunione e testimonianza, comunione all'interno e testimonianza all'extra, dando la vita anche come martire. E possiamo dire che questo sinodo tenuto nel 2010 era preparazione per questa fase difficile, ha preparato il Medio Oriente, la Chiesa del Medio Oriente per questa situazione di crisi dopo quasi un anno. Il sinodo è stato tenuto nel 2010, in ottobre, e la crisi è scoppiata alla fine del 2010, inizio del 2010. Dunque una preparazione immediata per questa situazione di crisi. E posso dire che noi cristiani abbiamo offerto tanti vittime, ma anche martiri. Voglio soprattutto raccontare la storia di Manula, un villaggio molto conosciuto dove si parla l'arameico, la lingua di Gesù, e villaggi attorno anche musulmani che parlano l'arameico. Ebbene, abbiamo tre martiri che erano in una
in una casa e assolta di banditi guerriglieri che sono entrati dicendo pace, a voi se ne avete armi, non avevano armi, però sono entrati con forza e hanno chiesto a lei come si chiama Michele. Anche cristiano, sì, sono cristiano, ma perché cristiano? Che cosa vuol dire cristiano? A chi serve che se voi siete adorati voi legno e pietra e bronzo e così via, che cosa è questa religione di cristianesimo? Islam è la vera religione dove Gesù venga a salvarci se può, se esiste. Ha detto io sono nato cristiano, voglio voi cristiano, un revolver è caduto, morto, e subito dopo anche schiaffe al secondo che si chiama Antonio e poi l'hanno ucciso dinanzi al terzo che era presente, il terzo è Sarkis, Sergio, anche così morto. Dopo l'interrogatorio, e quello che ha distratto questo interrogatorio è una signorina Antoinette che era proprio vicino e è stata colpita ma non morta, non hanno ucciso la signorina, però ferita gravemente ma vive ancora. E poi c'era un altro, un quarto che era in una grotta, dentro, nascosto, non l'ho visto, dove ha raccontato questa storia che si chiama Sarmiento, che ho una veramente dormenti veri, che questi sono veri martiri. Ho presentato questa lista a Santo Padre Francesco, perché questa settimana era luogo con lui, tutti i patriarchi del Medio Oriente, dove abbiamo veramente veri martiri. Ma abbiamo questa linea di essere cristiani più che mai, e non soltanto soffrire e offrire anche martiri, ma anche oggi scoprire, come dire, il nostro ruolo di essere come Gesù è venuto per riunire quelli che sono diversi e riunire, come ha detto San Giovanni di Gesù, è venuto per riunire tutti i figli di Dio in uno. E questo è il sentito dei musulmani, malgrado la situazione. Sapete che la guerra adesso in Siria, soprattutto non cristiana musulmana, grazie a Dio, ma piuttosto musulmana musulmana, sciiti, che sono un gruppo molto grande, un po' considerato non ortodosso dai sunniti è l'altro gruppo più forte e più, diciamo, tradizionale, e che c'è un odio sanguinoso tra di loro, da secoli. E oggi questo è apparso in modo molto forte, sia in Libano, sia in Siria, sia in Iraq, sia in Egitto, e tutto adesso è piuttosto una guerra di potere, che sono giù per andare su, e anche di sunniti e sciiti. E noi adesso abbiamo questo ruolo di scoprire come possiamo veramente essere un elemento di unione tra questi, e forse anche che possiamo anche sopravvivere. Io ho paura per la vita dei miei fedeli, ogni giorno abbiamo funerali e vittime, però io dico come noi possiamo vedere l'avvenire dopo la crisi, dove siamo noi? Alcuni vogliono, anche in Europa, in Francia, in Inghilterra, in America, vogliono che noi cristiani siamo contro il regime. Ho detto io non posso essere io contro il regime, non per io sono per la Siria, io sono per questo paese, per la sua tradizione, per la sua convivialità, per il suo pluralismo. Dove, ecco dove siamo i cristiani, e grazie al Signore siamo così uniti, e malgrado la sofferenza così grande posso dire che i nostri cristiani sono forti. Per esempio tutte le chiese, la Quaresima prima di Pasqua, 40 giorni, 50 giorni, le chiese tutte sono piene, quasi tutte le chiese, quasi ogni giorno, quasi sono piene. 50 giorni, quasi tutte le chiese, ogni giorno e quasi tutte le chiese sono piene, dunque malgrado che questa sofferenza è grande, una grande fede, però, come detto, sono tanti che emigrano. Ecco questa situazione tragica, perciò noi siamo così grati alla sua santità per questa iniziativa di pregare il 7 di settembre. Ho detto a sua santità, 21, che eravamo con lui, lei è santo, perché ha fatto già miracolo da prima, la sua vita ha fatto già miracolo, perché ha chiamato alla preghiera che ha cambiato tutto. 7 di settembre sono morti questi tre martiri, 7 settembre è caduta Malula, questa città storica, e 7 con la preghiera
i navi erano proprio sulla costa della Siria, un bottone per scattare la guerra è disastrosa, sono andati 9, sono andati via. Senti la preghiera, 9 era cambiamento, Obama non attacca più, Obama e Putin vengono assieme, pensano a Ginevra 2, la Siria è pronta a distruggere le armi chimiche, dunque non più attaccata, ma non attacca, e poi è pronta anche ad essere membro di questa associazione contro le armi chimiche. Veramente un miracolo. E poi più anche, credo, una visione del mondo che non c'è soltanto la guerra, ma c'è altre cose che possono dare il mondo oggi. E questa è la visione del Papa e del cristianesimo. E credo che veramente una visione oggi. Perciò credo che sì, si può arrivare a una soluzione diplomatica, umana, cristiana, di fede nel mondo adesso, se si può trovare una vera soluzione per la crisi in Siria, io sono sicuro che sarà una nuova epoca di pace nel mondo. Pax romana, pax cristiana, pax siriana, pax palestinese anche. Perché secondo passo sarebbe per me, se c'è una soluzione per la Siria, sarebbe la soluzione del conflitto Israele-Palestina che dura 50-65 anni e che ha fatto tutte strage. Dopo ogni crisi in Medio Oriente era una onda di immigrazione di cristiani. Per preservare la presenza cristiana in Terra Santa, fare la pace. Pace è la vera condizione importantissima, unica quasi, per la preservazione della presenza cristiana in Terra Santa. E perciò speriamo che questa visione sarebbe dove la salvezza di questa, questo doppio problema, Siria, il Libano, Giordania, Iraq e la Palestina, la Terra Santa, che deve avere la pace tra israeliani e palestinesi. E sarà veramente, ho detto al Papa Benedetto XVI quando è venuto il 14 di settembre dell'anno scorso, primo discorso l'ho fatto io a lui, ho detto Santità, se il Vaticano, la diplomazia vaticana, voi avete una linea propria a voi per la pace in Medio Oriente e risolvere il conflitto Israele-Palestina vuol dire risolvere il 50% di quello che si chiama fondamentalismo, islamismo, salafismo del Medio Oriente. Veramente questa è la ragione più profonda di questo tutto che noi soffriamo, questa intolleranza, questa crescita del fondamentalismo viene non dall'Islam, non da un non musulmano, ma di questa situazione ingiusta verso il Medio Oriente. Alla fine, come ha detto Papa Francesco, non lasciare la fiamma della speranza che sia spinta in voi, e questo è il nostro veramente futuro, che siamo sempre presenti. Grazie sempre per tutto l'aiuto che si dà qui in Europa per noi, sia il Vaticano, il Santo Padre, sia i vescovi, i conferenze episcopali anche in Italia, sia anche gli NGOs, l'Unione Europea e così via, che aiutano, e tutti gli uffici e società di aiuto. E noi aspettiamo che veramente l'Europa non continui a armare questi gruppi armati. Se non ci sono più armi, non c'è più denaro, vuol dire che tutti andranno senza problema a Ginevra e possono fare la pace. E per noi vogliamo sentire anche la voce di Giovanni Paolo II, che ha detto non avete paura. La sua parola era non avete paura, non avete paura voi piccolo gregge. La Chiesa è sempre piccolo gregge, mai è stato un grande gregge. Veramente siamo sempre piccola gregge. Quando vediamo quante persone cristiane battezzate, ma non sono più cristiani, dunque siamo sempre piccolo gregge, dobbiamo imparare come essere piccoli, ma con grande missione. Non che siamo piccolo gregge, ma con grande missione di essere come Giovanni Paolo
secondo l'ha detto, l'essenza dell'uomo che disse qua è per. Noi siamo con questo mondo arabo, la maggioranza musulmana, ma dobbiamo sapere, siamo con loro comunque, ma siamo di missione, di ruolo, siamo con loro, per loro, affinché abbiano la vita. E credo lo sviluppo della libertà religiosa, della coscienza, alta libertà e la democrazia e un'apertura, pluralismo, tutti questi valori sono con molta umiltà, con rispetto per l'Islam, sono veramente piuttosto prodotto della visione cristiana, del pensiero cristiano, dell'apertura cristiana. Dunque, preservare la presenza cristiana in Terra Santa, in Medio Oriente, vuol dire veramente dare la possibilità di realizzare quello che oggi si chiede: democrazia, libertà, apertura, convivialità, dialogo. Tutto questo è possibile se noi rimaniamo. Se noi andiamo via, sarebbe Medio Oriente, Islam, Europa, cristianesimo, shock delle civilizzazioni, shock delle religioni. Dunque noi siamo questo che parla. Paratorre, chi veramente protegga questo mondo arabo di queste crisi terribili. E perciò dove siamo, vogliamo, ho detto, un slogan per i nostri fratelli musulmani: noi cristiani vogliamo rimanere in Terra Santa, in Medio Oriente, con i musulmani, per costruire assieme un mondo nuovo. Dobbiamo essere assieme, possiamo rimanere assieme e vogliamo rimanere assieme per un mondo migliore, affinché noi continuiamo la nostra presenza, il nostro ruolo, come ci ha detto Gesù: voi siete la luce, voi siete il sale e voi siete il lievito della loro società. Ecco, è scritto a Papa Francesco il Venerdì Santo: Santo Padre, lei va la via Crucis del Colosseo, questa arena dei martiri. Noi in Medio Oriente siamo già da tempo, lasciamo la via Crucis, prega per noi affinché facendo la via Crucis possiamo un giorno non molto lontano arrivare alla luce della vita e della risurrezione. Grazie. Anni fa, una sintesi di quello che ci è stato detto stamattina. Io veramente era sotto gli occhi di tutti, era palpabile una sintesi, una simbiosi di questo del monoteismo, della differenza, tante differenze che formano la ricchezza
della religione, dell'unico Dio in cui crediamo. Detto questo, io purtroppo è crollato tutto, anche se abbiamo quella fiamma di speranza che qualche cosa ritorni come prima. Damasco era veramente una città dove io mi sono trovato bene per questo clima che si respirava, dove uno rispettava l'altro. Io voglio chiedere, in relazione a un'immagine che c'è stata data, quella di San Paolo, che arriva a Damasco e, se non ho capito male, San Paolo viene definito dal nostro illuminatissimo relatore salafista. E dopo che è stato detto che il salafista, che si è accennato, sottolineato il carattere, diciamo, zelante, religiosamente zelante, dei salafisti, cioè un carattere duro che per la fede fa qualsiasi cosa. Io ho il timore che questo zelo, quando è eccessivo, porti ai contrasti, e i contrasti portano alle tantissime guerre religiose che abbiamo visto e che purtroppo continuiamo a vedere questi giorni. Io, la mia domanda è questa: quanto questo zelo può essere limitato? Taglio. E in che cosa San Paolo è stato salafista in questa chiave? Cioè, che cosa ha fatto? Era un uomo di pace oppure era un uomo di guerra religiosa? Grazie. Posso, posso rispondere in una parola di Paolo, che dice: abbiamo oggi noi il pensiero di Gesù. Dunque, il modo di avvicinare la fede è Dio. E Paolo dice: abbiamo noi, tutti parlano così, così, noi abbiamo il pensiero di Gesù. E questo ha scoperto l'essenza del cristianesimo. Una volta davo una conferenza all'UNESCO a Beirut con 1500 persone, tutto in arabo. Presentavo un po' la religione cristiana, tutti musulmani, chiaro, sempre sono musulmani. Io per me, quando parlo, dico sempre sono musulmani, devo rispettare la loro maniera di vedere, di capire. Allora, tutto era in arabo. La chiesa dell'Islam, la chiesa degli arabi e così via, questi temi. E per esprimere meglio che cosa è il cristianesimo, non più alto che l'Islam, non più basso, non giudeo e così via, per evitare tutti questi problemi, ho detto in inglese: cristianesimo è something else. Something else. Allora era anche possibile di chiedere, uno alzato, grazie, shukran, abona, grazie padre, cristianesimo e something else. Tutto quello che ho capito di questa presentazione di cristianesimo e something else. Dunque vuol dire la fede è sempre una sfida per noi, e la sfida per San Paolo ha cambiato di parere. E con tutta umiltà dico, noi se scopriamo sempre di nuovo il pensiero cristiano, che sono di Gesù, saremo veramente anche noi. Possiamo cambiare in mente, e allora si cambia di zeli, di persecutori, di salafisti in modo. E questo è il nostro ruolo di presentare così il cristianesimo come un'apertura all'altro. Credo che questa è l'essenza. Gesù è venuto per cambiare. Una volta ho avuto un'intervista alla televisione israeliana, prima di lasciare Palestina, io ero 26 anni vescovo a Gerusalemme. Allora mi hanno fatto un'intervista, ho detto: chi è Gesù? Televisione, ho detto: no, voi israeliani, giudei, no, romani,
romani, e Gesù è un uomo stupido. Per i romani Gesù pagare, no, no, qualsiasi, è uno stupido. Ma se noi, dopo ho detto, però, se voi non avete crocifisso Gesù, non sarebbe stato cristianesimo, sarebbe rimasti nel giudaismo. Dunque, questa è l'apertura, credo, è sempre l'apertura nuova, nuova creazione. Ecco, questo è il perciò la Chiesa sempre rinnovata. Questo vuol dire che sempre noi oggi dobbiamo cambiare, capire meglio il pensiero di Gesù per essere nel mondo attuale. Prendiamo l'ultima domanda perché abbiamo il programma per continuare con la sua beatitudine. Posso fare da qui la domanda? Sì. Domanda breve. Sì, sì. No, volevo sapere se sono un tema che lega la situazione politica attuale, perché i mass media ce la fanno ci presentano il presidente, che condiziona tutto il resto della situazione politica in Siria. Lei volutamente forse non l'ha citato per una sua ragione, ma io me lo chiedo questo. Non dipende molto della situazione attuale politica da questo presidente che si trova lì, che lo rappresentano come un tiranno? Grazie. Dico veramente, non è il presente, se è una situazione, è una politica, è una guerra in Siria, non guerra della Siria, in resumo, una guerra in Siria che non è la guerra della Siria. Non dimenticare, 2 anni prima di questa crisi, Assad era nella Francia per cantare con Sarkozy l'uomo mondo della patria, l'uomo di benvenuto in Francia, e aveva questo, è una politica più grande di Assad e più grande che il regime, una politica, una cosa veramente mondiale, una vera guerra, terza guerra mondiale è questa qui. E perciò dico, la chiave della pace del mondo è come risolvere questa crisi. Dunque, dimentichiamo il testo, adesso tutti noi siamo responsabili, sia il governo, sia Assad, sia l'opposizione, sia l'America, sia l'Europa, tutti siamo responsabili della pace come eravamo responsabili della guerra. Tutti abbiamo fatto la guerra, tutti abbiamo fatto la guerra, non soltanto il regime o l'opposizione siriana. Dunque, perciò dico, adesso la Siria non è più la Siria, veramente una cosa mondiale. Perciò preghiamo, e ho detto a Santo Padre un po' allo stile Francesco, ho detto Santo Padre, lei ha sorpreso il mondo il 7 settembre. Non è un'altra sorpresa per noi? Io aspetto una sorpresa di lei, un'altra per il prossimo tempo, per definire questa guerra così, così sporca e così inumana e bestiale. E questi veramente, questi 2000 che hanno fatto il guaio, 2000 gruppi, niente da fare con la democrazia, niente da fare con la Siria, con la, niente con la religione, con l'Islam, niente, 2000 gruppi, non persone. E veramente dobbiamo scoprire un altro mondo, something else, un'altra visione. Ho ricevuto l'anno scorso per la Natale una carta di gratulazioni per Natale, dove si diceva un pensiero dell'Austria, che diceva: quando noi perdiamo nostra divinità, perdiamo nostra umanità. Quando noi perdiamo nostra divinità, perdiamo nostra umanità, diventiamo obesti. Abbiamo visto questi ultimi tempi mangiare fegato, così equaggere la gente, non è più umano. E perciò credo che oggi il mondo deve scoprire Dio e scoprire la sua divinità. La theosis, quella teologia orientale, che siamo per me tutti figli di Dio, tutti siamo, tutti gli uomini sono figli di questo creatore che ama gli uomini. Dio nell'Oriente, che Gesù è detto, quello che ama, quello è Dio per noi cristiani, è quello che ama. Grazie. Bene, ringraziamo. Bene.
Gracias.